Buongiorno, perché buongiorno? Sì, lo so, se parto così effettivamente non si capisce, però ho registrato tutta la deck tech fatta bene, precisa, poco fa, avevo il microfono spento. Grandi, perfetto per iniziare un video, è il top sempre, quindi adesso non ve la beccate, vaffa, no, vabbè, dai, ve la concedo. Prima di iniziare vi ricordo sempre che in io sono Flavio, partiamo dalle cose basi, io sono Flavio, gioco a Magic, oggi giochiamo Pauper, questa è l'ultima lista di affinity che sto giocando e mi è piaciuta e ho fatto un 3-0 allo Spring Wheel Event di ieri sera del Pauper, della Lega Pauper Italia, che è una serie di eventi che ti permette di qualificarti. Scusatemi, di prendere un bye al Pauper Geddon, in questo caso il prossimo di Roma, anche se non hai la possibilità di andare a giocare in negozio perché magari nella tua zona non ci sono tantissimi negozi. Quindi seguite Lega Pauper Italia su tutti i loro social e partecipate a questi tornei che magari ci becchiamo pure, non si sa mai. Comunque, questa è la lista di affinity che adesso vi spiego, ma prima di spiegarvela vi dico anche che se andate qui sotto trovate il link per aprirvela su Goldfish e ancora più giù c'è un link che vi porta a CardTrader che vi permette di avere uno sconto sul vostro primo acquisto e potete comprare tutto quello che vi manca per questo mazzo o per altri mazzi brutti o molto belli tipo Reanimator, Torture ed Existence e quant'altro e con il loro servizio CardTrader Zero abbattete le spese di spedizione che è molto bello in Pau perché praticamente abbattete tre quarti del costo che avete per il mazzo. Non è sempre così però aiuta parecchio. Allora, queste sono proprio le 75 che ho giocato ieri sera, anche se c'è qualche cambio che vorrei fare e adesso ve lo ridirò per la seconda volta. Ok, adesso il microfono è acceso. No, in realtà per voi è la prima, ma fa niente. Allora, 20 lande, la base è la lista di Affinity Monster di Pietro Bragiotto che aveva fatto top 8 al Powergeddon Winter Edition 2023. Poi ho fatto qualche modifica, però di base sono partito da lì. Allora, 20 lande. Abbiamo 11 ponti e sono 3 Rakdos, 4 Dimir e 4 Izzet. Poi abbiamo 8 lande non ponte artefatto che sono 2 Fornaci, 3 Seat of the Synod e 3 Vault of Whisper. Perché il rosso in questa lista è molto più di supporto, nel senso che non è una cosa che mi. Ho abbassato anche il counterspell rosse e lo abbasserei ancora, ma adesso vi dico. Non è una cosa che ci serve prevalentemente, però vabbè, può tornarci molto utile. E Monoisola che cambierei in realtà, credo, con la quarta Seat of Synod, perché non ha degli upside incredibili avere la mono basica nel mazzo, a meno di poter giocare intorno a Dust2Dust, ma con una landa non artefatto, poi in realtà ci facciamo veramente pochissimo. E questo è quanto. Presumo che o metterei il quarto bridge o metterei la quarta Seat of Synod. Devo provare una delle due soluzioni. Droppa 1. 3 Blood Fountain che vorrei far diventare 4 tagliando un negate mettendolo al posto di una Blood Fountain. Cioè, nel senso, invertendo un negate con una Blood Fountain in più perché questa lista gioca praticamente 10 bestie, di cui 2 sono Khenku e va bene, ma 8 sono 4 Grave Seeker Serpent e 4 Mirror Enforcer, quindi avere più Blood Fountain ci permette di avere effettivamente più artefatti per il count di affinità, anche se su Grave Seeker non è scritto affinità, è affinità con gli artefatti. Ho tagliato Ranelle e Somber Overgard perché non riesco a farmi piacere quel tipo di mazzo, preferisco giocare affinity stando più indietro, come se fosse effettivamente un control di Mirror Spreciato Grixis, mi dà più senso di solidità. Poi chiaramente ogni versione ha i suoi upside e si adatta molto allo stile di gioco dei player. Io preferisco questo con cui mi sono trovato bene. Motivo per cui la prossima carta la troverete solo in 3 per Galvanic Blast invece che in 4 per. Ho preferito aumentare a 5 il count dei removal, quindi aggiungendo uno spot removal in più, in questo caso cast down, ma tagliando una galvanica e mettendo il secondo cast down, quindi giocando nel 2 per. Per poter andare a prendere tutte le bestie che stanno sopra di 4, quindi praticamente in mirror se dovessero giocare i Gearseeker o le Gurmag e i mostri di Dimir Terror in buona sostanza, per poter andare a prendere un po' quei matchup lì dove comunque se ti fanno una bestia e tu non hai giù Khenku, quindi con le talande indistruttibili diventa tutto un po' complicato. Doppio Karkalon Shaman in realtà sono le nostre Vratte main deck, non è assolutamente un'altra bestia, cioè non è da considerarsi come un'altra bestia anche se può capitare che meni. 4 artefatti a costo 1 per aumentare il count, 3 Chromatic Star e una Nihil Spellbomb in deck. Non mi aspetto che Nihil Spellbomb sia incredibile, ma può tornarci utile nel caso di matchup un po' stronzi, tipo Altartron per prenderci del tempo e cose così. Stesso motivo per cui giochiamo Negate main deck, ovvero un counter che sia effettivo ed efficace anche in quel matchup, che non sia Metallic Rebuke, che è una carta che mi piace molto, ma che non ci aiuta per niente, nel senso che una volta chiuso Trono non fa praticamente più nulla.
e mi ci sono trovato più o meno, nel senso che non sono convintissimo di volerla tenere, tanto che vi ho detto che vorrei cambiarla con un'altra Blood Fountain, ma c'è un altro slot che non mi fa impazzire, che adesso è sempre in drop a 2, che potrebbe essere una soluzione diversa. Poi giochiamo come peschini, 4 Deadly Dispute e 3 Reckoner's Bargain, forse salirei a 4 Bargain tagliando un Toadcast, devo capire perché. Il Bargain ci aiuta nel matchup contro Burn, che online è molto presente, dato che potremmo saccarci uno degli nostri 8 drop a 7 per guadagnare 7 vite e pescare 2. Ora, pescare 2 a costo 1 è comunque meglio che pescare 2 a costo 2, quindi diventa tutto un po' complicato nella gestione della cosa. L'altro slot che andrei a cambiare è Makeshift Munitions, che è una concessione al meta real, nel senso che nel meta online non mi fa impazzire. Non è una carta che mi sta dando tante soddisfazioni, finisco per sederla spesso e volentieri out. Quindi, boh, nel senso, per adesso la lascio, non credo che il nostro mazzo, per come l'ho settato, grindi attraverso Makeshift, ma può grindare attraverso altro, però vediamo, sicuramente sarà utile in qualche spot e mi farà cambiare idea, non lo so. 4 Ikora e Wellspring come altro peschino aggiuntivo, oltre a cromatica, molto buono da saccarsi con Dispute e Reckoner's Bargain, grande classico del nostro mazzo. 2 Kenku che insieme ai nostri drop a 7 va a formare il pacchetto creature del mazzo e i Toadcast per finire i peschini come abbiamo visto prima. La side è composta da 8 per mono red, ovvero triplo Hydroblast, non gioco Fangs o Vampiric Link perché gioco le Bargain main deck, non so se abbastanza. Ieri ha funzionato, ma ci sono state delle situazioni un po' così. Vorrei trovare uno slot per mettere il Mono Fangs. In realtà ci sto un attimo lavorando. Doppio Pyroblast per i matchup col blu, doppio Nidhi Spellbomb per tutti i matchup che passano dal cimitero, doppio Negate per Dust to Dust e i combo deck principalmente, Chainer Sedic per Boggles che è il nostro antimazzo. Più tutti i mazzi che fanno delle creature grosse, tipo Dimir Terror, triplo Cast into the Fire che surclassa, secondo me, cioè nella mia valutazione del mazzo, Gorilla Shaman che ho tagliato del tutto, perché ci permette di uccidere le lande di Kenku, è molto forte anche in altri matchup e non soltanto contro Affinity, come mi avete anche fatto notare nei commenti dell'ultimo video, e doppia Breath Weapon per tutti quei mazzi che shamano, perché in effetti sta tornando in questo meta Boros settato come è settato. Sta tornando anche Elfi, che è strano, però non voglio morirci. E poi comunque ci prende dei matchup tipo Kuldota che sta tornando nella sua versione, cioè Burn nella sua versione Kuldota che sta tornando di più rispetto alla versione Pingers. Insomma, tutte queste cose molto molto carine, scelte adattabili al meta. Io mi sono trovato bene con questa lista, ci sono un paio di cambi che farei ancora, ma vi porto esattamente le 75 che ho giocato ieri sera. Andiamo a vedere come va la League, se questa volta ho registrato l'audio. Ok, e con Sauron che ci accompagna iniziamo questa league. Ma chi peremo? Ho visto mani molto molto peggiori. Questa mano fa delle cose, a me mulligare una mano che fa delle cose un po' piange il cuore. Ok, Benevolent Bodyguard. Il fatto che abbiamo giù Karkaran Shaman non male, anzi guarda, ti dirò. Beh, però partiamo con terra tappata. Vediamo che fa, nel senso che Sciamano può essere utile se fa delle robe pazzesche ora. Ah, questa non la uccidiamo, innanzitutto. Eccola. Allora, andiamo avanti col count degli artefatti per ora. Quello buono da saccare dopo. Abbiamo bisogno tipo di cast down. Allora, qua possiamo fare tu quanto mi costi 3, tu quanto mi costi 3. Potremmo decidere di fare una bestia. Forse questa bestia perché mi sconta l'altra bestia dopo. Vai. Ok, 4-4, First Strike, Vigilance, The Lifelink, Vacca Puttana, tutte le cose ce le hai tu. Allora, qua ci sta a partire con un Toadcast, secondo me. Ok. Ok.
Goblin Shaman. È un Karkhan che il prossimo turno, cioè a fine turno suo, lo saccherò, nel senso che poi voglio provare a pescare un removal per questa cosa. Va bene, dobbiamo pescare un ottimo cast down perché a fine turno, perché siamo morti più di uno dopo, tra l'altro. Perché così lui poi non potrà saccare. È vero che potrebbe avere tranquillamente una protezione. Vediamo. Cioè, non siamo morti perché abbiamo Bargain in realtà. Minchia. Potremmo pescare delle cose che non siano lo schifo. Vai. Non abbiamo editti di Chainermane deck. Una cosa che mi manca, se devo dirla tutta. Vado a 11. Poi prendo 6, vado a 5. Beh, qua mi mangio il Mir. Galvanica da sola non basta. Però se pesco un'altra Galvanica o Negate. E che cazzo. Potevo fare terra. Blood Fountain. No, non abbiamo pescato nulla a parte un tot di lande. Allora, vediamo un po'. Blood Fountain, bla bla bla. Ok. Chainer's Edict. Questo può tornarci utile perché esilia artefatto che abbiamo visto e comunque ammazza dei pezzi. Toglie tipo Quant'è Benevolent Bodyguard? Fammi vedere. Prima che ti dico che lo tolga e poi è un 1-2. Ma non credo, credo che sia un 1-1, eh. Quantità 0. 1-1, perfetto. Aspetta, eh. Devo rimettere Pau per un secondo. Bestia bianca con provoke 1-1. Perfetto. Allora, quindi questa carta mi piace. Nella Spellbomb non mi piace. Chiaramente Negate non mi fa impazzire, se devo dirla tutta. I Kenku possono essere buoni perché in realtà fanno le terre indistruttibili. Quindi va bene. Castagne, Removal ci piacciono. Lo sciamano è ok. Makeshift in questo caso possiamo provare a lasciarla senza troppi problemi. Presumo di voler togliere un Thoughtcast e una Wellspring. Le Breath Weapon non so se abbiano senso di esistere, onestamente, in questo matchup. Nel senso che comunque la 0-4 ce la fa di primo e Breath Weapon non fa più niente. Poi ha Benevolent che si mangia per un mana 3 mana nostri. Boh, non mi sembra incredibile, tipo questa mana è un cesso a pedali. Questa mano è meno un cesso a pedali. Devo capire cosa togliere. Mirror Enforcer. Mi fa tristezza al cuore. Però fa niente. Partirò con un sciamanigno. Perché no? Vai. Zero 4. Che però possiamo uscire. Chi non adesso. Devo pescare una terra stappata. Beh, possiamo uscire al prossimo turno, vai. Sì. Possiamo uscire al prossimo. Ah, Totem Armor, sta stronza. 2-6. Passo attaccando, vai. Ho bisogno di editi, qualcosa del genere. O un'altra galvanica, tipo. Beh, ok, se fa questo non è troppo un problema. Ok,
Certo, questo mi gioca sopra editto in realtà, e tanto non l'ho pescato, non vedo il problema. Vediamo makeshift. Ci serve makeshift. Vai, tocca a te. Beh, se fa lifelink qualcosa, però. Stato in marmo è veramente fastidioso a dei livelli ultra mega. Starghetta questa la sparo. Ho bisogno di cast down, per forza. Prendo 4. O di Chainer's Edict anche non farebbe cacare. Terra. Esattamente quello che volevo. Beh, Ken Q fare land indistruttivi dal prossimo turno. Allora. Vai. Per adesso guarda, cian bloccherò, mega cian bloccherò. Tipo con Kenku. Seconda terra per lui. Va bene. Tocca a te. A 2 angioletto di sto cazzo. Ma angioletto. Angioletto è da togliere perché vola. Secondo me. E sta pesco. Ma possiamo pescarla una terra decente? Cioè, scusatemi, non una terra decente, una spell decente. Sarebbe fico. Secondo Kenku. Cioè, secondo danni indistruttibile. Tocca a Tigo. Vediamo un po' cosa mi trovi. Dust to dust. Puttana Eva. Ah. Va bene. Io ho pescato la merda. Ah, però. Bella merda. Allora. Io ho pescato il nulla. Proprio cosmico. Possiamo evitare che lui peschi fortissimo, grazie. Vai. Prendo 6. Ok, è Tote Marmor che un pochino mi sta in culo, se posso dire. Dai, secondo Dust to Dust. Vabbè, ho capito, zio. Ma che palle. Non ho più il nero. Ho il nero. Vai. E però mo siamo in chump block mode, quindi boh. Come ne usciamo? Via. Togliamocelo dalle palle. E lo proteggi dal blu il prossimo turno con la merda e siamo morti.
Potevi anche evitare di tirarla, questa, però non fa niente. Niente, non abbiamo pescato i removal, nonostante li abbiamo aumentati, come vi dicevo nella deck tech. Un pochino mi lascio girare le palle. Stiamo floodando ancora anche dopo la. Eccolo qua, il primo che arrivava. No, boh, non credo di aver salutato male. Credo che non. Boh. Non abbiamo proprio giocato a Magic. Grande classico. Andiamo al prossimo game. Seconda partita e mulighiamo. Siamo sul draw. Vediamo un po'. Beh, questa mano è keepable. Credo di buttare via tipo questa spellbomb. Chiaramente è l'uno perché ci salvava nel matchup. No, potrebbe essere un mirror match. Terra vai. Vediamo. I mirror di solito li decidono i Kenku. Potrebbe anche essere Goblin. No, è un mirror. Ok. Molto meno romantico. Facciamo proprio mirror mirror, mi sa. Non è proprio mirror mirror, però. Lembas. No, ok, non è proprio un mirror. Lembas. Facciamo questo in tutto outcast. Non so, Lembas non mi fa impazzire. Cioè, non lo vedo come la carta risolutiva in questi matchup. Prossimo turno possiamo fare Deadly Dispute into Serpentone. Potenzialmente, se lui si tappa per non fare rebuke. Beh, oddio, se fa rebuke. Se si. Non si tappa per fare rebuke, comunque. Non è che mi piaccia proprio fare un serpente. Un Mir. Due minchia. Ma non ne abbiamo due. Vediamo un po'. E questa per non andare in discard. Cast down. No, Deadly Dispute. Ok. Non so quanti cast down si giochino in questo momento nelle liste normali di Affinity. Quindi comunque questo vuol dire che gli porterebbe via un blocco. Più una galvanica, vero che poi lui ha Blood Fountain. E effettivamente nel Spellbomb era una bella carta da avere, però. Glaze Fiend vola, quindi lui non fa niente. Ok. Quando entra un artefatto prende più 2 più 2. Beh, abbiamo un cast down, quindi insomma. Partiamo con cast down qua, direi. Se vuole provare a fare rebuke, almeno. Vabbè, farà Deadly Dispute. Va bene, Bargain. Almeno la minaccia volante non ce l'abbiamo in mezzo alle palle. Possiamo permetterci di fare il secondo. Vai. Potevo attaccare con uno, vabbè. In realtà non mi conviene perché poi lui ciampa con due, ripiglia il pezzo. Io ci metto comunque più tempo a rifare il board. Abbiamo tanti peschini. Anche lui, non è che ne abbia pochi. Cioè, il mazzo comunque almeno 9 li gioca. Vediamo se lo scry 1 pesca è più rilevante del pesca 2. Ecco, lui ha il counterspell per la mia spellbomb. Noi non mischiando abbiamo spellbomb come ultima carta del mazzo. Non bellissimo. Partirò con questa fantastica pescata. Icore. Fantastica pescata numero 2. Blood Fountain. Chiamo tipo boh, dei removal per lui. O la terza serpe, che non è malissimo. Allora, negate è fico, ma non possiamo tirarla ora. Quindi
Terza serpe è molto buona secondo me, perché comunque, cioè dopo ci può sempre mettere di attaccare con due, lui ciampa uno, però riprende sempre uno. Non lo so. Devo trovare dei removal, quantomeno. Stella, sacca, stella, rosso per rosso, terzo mir. Vero che il nostro Karklan è forte, però. Allora, noi possiamo anche rendere imbloccabile uno dei pezzi e cominciare a menare, senza proprio pensarci troppo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Mi porta via un sacco di mana per ora. Facciamo questa serpe. Perché lui ci unblocca con tre adesso, non so quindi quanto mi convenga. Mangio un blood con un rosso. Tolgo questa. Mira, ok. Devo aspettare forse a fare sto mir, però. Vediamo come blocca. La sua blood fonte almeno gliela facciamo usare. Poi si mangia questo più una galvanica, va due carte in mano. Io non posso fare bargain, ma va bene. Disputa. Ah no, attiva Blood Fountain, ok. Glaze Fiend è fastidioso perché volando, cioè, fastidio vero. Adesso devo iniziare a menare con i Gearseeker. Tra l'altro Mir per, cioè, nel senso, fa delle cose. Comunque di meno per 15, cioè non è che siamo proprio qua a pettinare le bambole. Dieci a te. Mangio il blood, mangio questa landa, mangio questa landa. Uno. Oh, che coglione! Potevo anche evitarlo, ma non fa niente. Potevo evitarlo perché non avevo preso danni su quel Mir. Sono veramente un babbo. Fa niente. Vai. E forse potevo evitare questo sciamano perché adesso potevo fare negate più pezzo. Sì, guadagni 3. Noi se fa Blood Fountain abbiamo un ottimo negate. Vai, vai. Ranella non è esageratamente un problema. Questo coso è problematico. Di Castan ne abbiamo tirati due, li abbiamo finiti. Oh no, ma no, ma perché ho fatto? Stavo guardando un'altra roba, ragazzi. Stavo guardando un'altra roba. Che due coglioni. Quando mi distraggo. Non devo, è inutile. Quando parlo e gioco, mica mi rovino proprio le giocate. Devi pagare nero, zio. Devi pagare nero. Niente, quando registro è proprio impossibile giocare bene per me. Scusate, cioè non riesco. Devo giocare i mazzi meme.
Questa partita era chiusissima, cazzo, se mi fossi svegliato a guardare il tavolo qua invece che guardare le cose parlare. Che due coglioni. Meno per 12. È il suo turno forte questo. Tre, quattro, cinque, sei, sette. Devo saccare quattro pezzi. Via 0, io devo menare per 10 per 2 turni. Toh. A 0 carte in mano, uno ci prova, no? Sono stato veramente un babbo incredibile, ma proprio incredibile. Cazzo, ha pescato dei dispute. Vabbè, con le sbarche. Che schifo. Toglievo quel robo. Sì. Minchia, E lui è ripartito bene. Ci sta, ha ragione. Cioè, nel senso, ad avere anche Mir giù. Cazzo, è un'altra roba. Devi saccarti 6 pezzi. Vabbè, ho capito, amico mio, bello, cioè nel senso, bravo. Devi saccarti 6 pezzi. Ho capito, ma. No, ma non posso lamentarmi perché ho sbagliato io sta partita. Non è che c'è tanto da fare. Tra l'altro, devi saccarteli adesso o mai più. Ok. Ha sbagliato. Bella. Abbiamo sbagliato una volta a testa. Due carte in mano per lui. Forse voglio fargli usare questa senza farlo pescare. Ah no, no, ma è zero, è vero. Abbiamo fatto prima dei blocchi. No, abbiamo vinto, abbiamo vinto. Abbiamo sbagliato una volta a testa. Io potevo perdere, lui ha perso. Basta, cioè, devo imparare a concentrarmi quando gioco. Perché quando registro. Solo che cioè, mi viene da parlare. Allora, le Pyroblast Perikenku. Le Hydroblast Pericast into the Fire. Questo. Cast in due file. Che devo togliere Negate. Makeshift non mi piace nel mirror. Mono di questa ci può stare. Karklan onestamente mi fa schifo. Glaze Fiend. Uno di questi. Una stellina. 61. Forse un peschino. No, un peschino è troppo. Cioè, ne ho già tolto un altro. Su una galvanica. Cacchio. Cacchio, non mi ricordo più come sei dato ieri che ho giocato contro Affinity. Lo devo segnare. Forse doppia Hydro e Blast. Direi che è abbastanza. Meno male che lui comunque si è suicidato. Dai.
Lì era fare veramente, cioè facevamo un negate lì, vincevamo la partita tipo 2 turni prima, cioè lui era costretto a bloccare, vero che poi ha fatto quel turno di pescata into pescata into pescata, ma vabbè il mazzo può farlo, non è una roba, cioè sì, è una roba bella, non è una roba stranissima, mettiamola così. Scusate, accarezzo un gatto nel frattempo che mi riporta calma. Ciao gatto. Belli gattini, pancini. Allora, siamo tornati, ma questa mano è mulligabile. Minchia, questa è peggio. Andiamo a 5. Beh, 4 la tengo. Via Bargain, via Castdown, via Hydroblast. Done. Teniamo un pezzo che faccia artefatti e qualcosa che ci possa far ripartire dal Mulligan. Detto che se ci tira un Cast into the Fire adesso sulla landa, possiamo concedere e andare. O un gorilla shaman, come dicevamo prima. Ok, qua facciamo disputa. Ok, adesso abbiamo un idroblast per gorilla shaman. Non male. O per Cast into the Fire. Tanto abbiamo recuperato il Mulligan praticamente. Ma potevo fare terra rossa in realtà, rosso blu andava bene, era meglio. Dopo possiamo fare serpe. Non Kinku, dai. Ok. Mo stiamo cagando il cazzo, eh. Una in mano per te, vai pure tocca a te. Quanto è forte Deadly Dispute? Makeshift. Cioè, su sto board a me Makeshift non sembra pazzesca. Cioè, se lui qua si fa due pezzi, si toglie due pezzi per togliermi Gearseeker, io poi lo posso riprendere a fine turno. Non lo so. Cioè, nel senso, qua ti togli due lande, cioè una stella e una landa. Peschi uno, va bene. Però non mi sembra un trade incredibile. Io poi pesco il nulla atomico, però voglio dire, boh. Poi è una cosa che sta sotto idro, non capisco. Endstep. 1, 2, 3, 4, 5, ma sono solo 4, ma dopo facciamo terra, quindi insomma. Che palle, sto coso è fastidioso. Vero che ha poche carte. Il problema è che quando hai poche carte in mano fa potenzialmente schifo. Adesso vola. Ok, vai. Mulligare a 4 non è stato proprio il top. Vediamo cosa possiamo fare sta partita. Non attacca. A sto punto io attacco e ti tolgo il pezzo, però va bene. Una galvanica. Vabbè, una galvanica toglie uno di questi cosi comunque. Quello pesca anche, non è malissimo, eh. Disputa. Bargain. Va bene, vai. Io ho finito le carte in mano. Non può attaccare sto turno. Cioè, sì, col volante può attaccare.
Non può attaccare per terra a suo turno. Non so, non mi sembra una carta incredibile. Chiaramente adesso ho detto questa cosa, fa l'esploit di cosa, se farà anche mire mi ammazzerà. 8. Minchia. Vabbè, no, in quella shell ci sta makeshift, perché il prossimo turno mi ammazza. Grazie al cazzo, sei arrivata un turno tardi. Deve arrivare un turno prima, zia, al posto di questa landa. Va bene. Forse valutiamo queste due. Ma no, dai, fa veramente cacare. Cioè, ho i Cast into the Fire che sono sempre meglio. Ah, ma grande fan! Grande! Non mi piace tantissimo la turista, però ci sta. Mischi mi ha detto che mi segui sempre su YouTube. Grazie mille, ti ringrazio moltissimo. Riguarderemo questa partita giocando, che stiamo giocando. La mia lista è un po' più diversa della tua, devo dire. Glazefind, cazzo, sai dov'è che lo giocavo? In combo balene! Ecco dove lo giocavo. Combo balene! Mazzo che mi avete suggerito, ve lo porterò, giuro. Per il lunedì, meme. Devo ancora capire. Appena riesco a farlo, perché ci sono un po' di impegni che si stanno susseguendo nella vita. Vabbè, questa mano è meglio delle medie che ho tenuto fino ad ora. Certo, tipo l'Anda Tappet va un po' a cacare, però ne giochiamo tante perché non siamo un mazzo dai primi tre turni. Dai, devo vincere perché la prima l'ho persa e quindi vorrei riprendermi un po'. Vai. Ok, mi dai Cast into the Fire, mazzo, per favore. No, è rossa, va bene, non è Cast into the Fire. Mi serve proprio Cast into the Fire. Mi serviva, adesso meno. Spala bomba. Terra. Rimo rosso nera, mi sa. So. Sì, vai. Tocca a te. Questa contro Glazefind non è male, perché blocca e la guarda. Dice, dai, dai, fai il cazzo che vuoi. Dai, zii, vediamo come va. No, facciamo stella, abbiamo attiva cromatica. Sono 1, 2, 3, 4, 5. No, non faccio mir. Sto indietro di un turno con questo mir in forcer. Ok, non fa molto lui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Questo costa 3. Non ho galvanica. Sì, ho galvanica, quindi attacco per 4. Vai. Cominciamo ad attaccarlo. Prossimo turno possiamo fare Mir più Gear Seeker, credo. Ok, non posso fare niente. Pesca 3. Ricordatevi sempre, se Nihil Spellbomb, come TGO ci insegna, va al cimitero anche non per il suo effetto, pago nero pesco. Certo, dal campo di battaglia non se ve la fanno millare, perché, vabbè, quello chiaramente, però. Fraconda Spellbomb. Sì, effettivamente, pensandoci, nella sua shell makeshift ci sta di più, perché con Glazefind imbloccabile, cioè, in questo matchup imbloccabile. No, lì ci sta, lo ammetto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paghi 1, fai mir. Non paghi neanche 1. Bastasu. Non fai mir, però va bene. Quindi, okay, ci sta, lo accetto. Lo accetto. 3. Porca troia. 3 è tanto. È veramente tanto. Attaccheremo con questo, vai. Sto indietro con Removal e o Hydroblast. Vai. Stai a 15. Con la galvanica in realtà vorrei tirargliela in faccia. Seconda Deadly Dispute. Bargain. Va bene. 7 carte, vai a 8 carte.
dopo io posso fare Gear Seeker pagando 2, 1, 2, 3, 4, 5. Sì, pagando 2, ma saccando stella per pagarlo. Perché vi ricordo che prima si dichiara la spell che si mette in pila e poi si pagano i costi. Quindi Gear Seeker sarà. Sì, Gear Seeker sarà scontato per la sua abilità di affinità degli artefatti. Decido di pagarlo saccando stella. Ormai il suo costo è stato dichiarato così. Non un problema in questo spot. Ti sacchi in metà board. Attacco anche con Kenku, guarda. Non me ne fotte niente. Vai. Beh, oddio, metà board. Mica tanto. Sicuro post combat lo faccio sto Gear Seeker però. Attacco. Quattro, tre, sette, uno, otto, sono metà delle tue vite. Vediamo. Oh, magari si sacca tante robe. 1, 2, 3, 4, 5. Comunque Gear Seeker mi costa 2. E ho sempre Open Hydroblast. Sì. Ok, non sa come funziona. Ok, no, mi spiace per questa roba. Allora, ve lo dico perché magari capiterà anche voi. Se volete mantenere priorità per una spell, in questo caso per un'abilità di Karklan Shaman, dovete tenere premuto CTRL e poi fare le cose. In questa maniera mantenete priorità e potete continuare a saccare pezzi. Adesso chiaramente lui è molto indietro su questa cosa perché, cioè, mo ti propongo sta roba. Cioè. Mi tenevo idro nel caso mi avesse fatto piro su Gear Seeker perché comunque sono letale in 2 turni, ho in mano galvanica e una risposta tipo Hydroblast. No, mi spiace che non sapesse questa roba perché cazzo cambia proprio la partita. Cioè, la prima volta ho detto, vabbè, misclick capita, magari anche a me capita, sfugge di tenere premuto control, tipo quando giocavo a Nauseam, bla bla bla, così invece è proprio una merda, mi spiace. Chiaramente dal vivo questa cosa non potete sbagliarla perché dite lo sacco, mantengo priorità, lo sacco, mantengo priorità e tutte queste belle cose. Però se metti giù è diverso. Mi spiace Van, mi spiace molto. Questa non fa niente su questo board adesso. Qua chiaramente faremo galvanica. Mi spiace moltissimo, Van. E ci vediamo alla prossima partita. E noi andiamo al prossimo game e vediamo come va. Ninja Formiga inizia contro di noi. Questa mano è unkeepable. Questa mano è keepable. Credo di togliere Make a Shift Munitions. E via. Vi vorrei far vedere un gatto, ma sta dormendo. Se la tocco mi uccide. Però è molto carina. Ma lo vedete il mio gatto lì dietro, quella cosa arrotolata? Ecco. Quello è un gatto. Keep. Oggi sono protagonisti dello del sì, dello streaming, il cazzo. Del video, Flavio. Il video. Tu fai video su YouTube. Non fai le dirette, non fai altre cose. Tu fai i video. No, Ponza, no, ti prego, eh.
Perché è un pervertito? No, però non è Terraneve. Attenzione. Ponza gioca alle Terraneve. Muri. Vediamo. Dobbiamo cercare un Karakalana Chamano. I muri. Anche quello potrebbe morire senza troppi problemi, credo. Intanto andiamo a cercarci la terza landa, va. No. Vai. Brutto perdere il land drop così. A 4 vai a prendermi una. Vado a prendermi un Axebane. Sì. E che palle. Me lo tengo perché il prossimo turno posso. Boh. Che palle saltare i land drop. Sto mazzo. Gioco 20 lande, mica 12. Va bene, hai Axeman rapido che da 3 6 mana. Cazzo, puoi vincere la partita? Non fai niente. So che questo è più forte in ottica. Vaffanculo. In ottica di fare i Mirror Enforcer. Però volevo cercare la landa. Che se era stappata potevo pure fare questo coso, ma invece 1-3-4. Tutori. Mazzo solido, morì. Sono costruito su delle solide basi. Vabbè, basta. Ah, ok, mana infinito. Bella. Se mi fai vedere una Wincon, guarda. Ok. Hai un Axeman. Non rapido. E una carta in mano. Dopo avrai un Axeman rapido. Minchia, una terra. Allora, devo uccidere questo coso io. Quindi suppongo di fare tutte le ricerche possibili per un removal. Un removal? Grazie. Facciamo terra galvanica qua. 3, 4. Siamo a 8 carte, scarto Kenku, vai. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Mir, Gear Seeker. Io di più non posso fare. Che comunque non è che mi sembra di fare proprio poco, 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 però. Ma che bella questa figurina. Allora. Comunque credo di andare Mir Mir Gear Seeker. Comunque. No, non è vero, faccio Mir Mir Karkan Shaman. Vai, 3 danni a tutto, giuro che dopo te li faccio. Tipo sul tuo passo, una roba così. No, a questo punto aspetto che open dispute. Ma che bello! Mi serve allora. Allora aspettiamo, c'ho Galvanica qua. Ok. A questo punto facciamo Icore. Attacco con i due cosi, vai. Con i due bonzetti. A questo punto tocca a te. Mi basta fare un danno di sciamano. 4 danni. 4 danni mi tolgo i pezzi.
Fai terra. Beh, per non perdere il land drop, ok. E comunque con sciamano lui non è proprio contento. Potrei cercare Galvanica, ma anche fare un Gearseeker che dopo rimarrà l'unica bestia sul board, non mi sembra male. Tipo, considerando che Freed from the Reale se n'è già andato. Fai Shield Wall. Non hai il blu, quindi non puoi andare a prendere un pezzo che trasmuta. Come da rapidità io ti tolgo il Board. Tutto. Oddio, avvocato. Pensando. Lui ha due in mano. Ma io, secondo me questo è lo spot. Cioè. Control, premuto. Ok, ho vinto io, perfetto. Poi tra l'altro avrei fatto tipo Deadly Dispute su Sciamano e Reckoner's Bargain su Mirren Forcer, quindi pescavo quattro carte e facevo un disastro. Ok, Begin Sideboarding. Allora, boh, secondo me non è così utile Cender's Edict, ma non è che mi veda proprio tantissime cose. Doppia Pyroblast, possiamo mettere questo per i Reaping the Graves, perché se abbiamo carte brutte, che in cui tipo non mi fanno impazzire in questo matchup. Makeshift non mi piace, ma non è gate, possiamo lasciarlo tipo per lead, stampede e o similari. Una stella per una spell bomba. Non è, allora, secondo me Muri non è uno di quei matchup che soffre late cimitero, perché ha una spell, due. Potenzialmente, se gioca nei Tinderwall, sicuramente di più, se gioca Pulse of Murasa, ma le mie altre carte non fanno effettivamente nulla, quindi anche se ha pochissimo range di manovra, quella carta potrebbe essere interessante averla. Quando i giapponesi mi condividono i post su Twitter, mi raccomando, seguite il mio profilo Twitter, lo trovate in descrizione. Io non capisco mai un cazzo perché non sapendo il giapponese, ma posso copiarlo? Non posso. E boh, dopo faccio un copia e incolla su Google Translate perché non capisco. Mulligheremo. Questa mano può essere ferro, può essere piuma, ma in questo caso è merda. Cazzo, che schifo. 4, vai. Allora, via, via, via. Done. Che felicità, my happiness. Mettiamo con terra rossa che peschiamo Galvanica. Non è male. Lui è tenuto a 7 e non ha fatto un drop a 1 comunque. Ma fa un ottimo drop a 2. Sì, qua poteva starci fare Wellspring in realtà, secondo me. Però, fa niente. No, beh, però fa niente. Che cazzo, dovevo fare Well. Ok. Facciamo questa perché se pesco Galvanica voglio tirare Galvanica, quindi mi tengo stappato il rosso. E invece no. A questo punto, non avendo nulla. Minchia sciamanino! Minchia sciamanino! Vai che se arriviamo al prossimo turno spacchiamo tutto, zio caro. Beh, oddio, abbiamo tre artefatti. Cioè, nel senso, non è che... Però,
Lascia fare che comunque. Due mana. Porca troia. Mana infinito. Perché? Perché no, non ho lasciato stappato quel rosso col monopiroblast vacca la puttana. Perché volevo prendermi. Cioè, lui ha fatto due spell, voglio dire. Zio, basta che mi mostri la Wincon, per favore. Ah, ok, sì. Questa è la Wincon, si va a prendere il muro che trasmuta, col quale si va a prendere Valakut Invoker, credo. Fammi solo vedere se ha Valakut Invoker effettivamente. E basta, ha vinto. Voglio solo vedere che chiusura hai, poi concedo perché tanto ha vinto. Non posso farci un cazzo. Devo tenere open sta piro. Zio, hai 100 milioni di mana, va bene? Ma perché? Cosa stai facendo? Che problemi hai? Hai vinto. Va bene, ok. Mi fai vedere sta win condition? No, neanche. Non credo che neanche Braith Weapon sia una carta in questo matchup. Cioè, giocando in questo caso con un mazzo tipo Muri, state perdendo tempo. E perdere tempo in questo, con un mazzo che richiede tanti click è stupido, secondo me. E. Spellbomb, no, dai, via così. Rimettiamo lui. No, va bene. Beh, abbiamo mulligato a 4. È la seconda volta che mullighiamo a 4. C'è qualcosa che. Cioè, forse le 22 lande che giocava Pietro avevano senso di esistere. Devo ammettere. Capito, zio. Però, cioè, 20 ne gioco. Non è che ne gioco 2. Che cazzo. Va bene. Amico, tolgo negate. Vai. Sì, già spera. Tocca a te. Prossimo turno faccio un Miri incazzatissimo. Eh? Vai. E da quello dopo giocheremo con Pyroblast Open. Ricordarsi questa cosa. Sì. Pesco 4. No, 3. Vabbè, mica. Pago 2 mana, pesco 3 e fare come Deadly Dispute. Forte. Pellegrino. Faccio un pellegrino. E a 1 mana, a 2 mana, faccio un muro. No, cioè, gioco un muri, ci sta d'altronde. Facciamo questa. Sempre alla ricerca del sacro Karkhan Shaman. Un ottimo 2 per. Cazzo, Cast Into the Fire toglie sto cesso e questo. Fa schifo. È inutile che stiamo a ragionare, fa schifo. Ma le sue chiusure. Cioè, no, le sue chiusure non sono blu. Ma. Quello che gli serve per fare mana infinito è blu, quindi. Tuk tuk. Va bene, tutto rapido. Un sacco di bestie per fare i pezzi rapidi. Sì. Mi si è svegliato il gattino. Eccola. Minchia, ce l'hai in mano ancora? Muovete lire. Ciao, saluto a tutti. Va bene.
Vediamo cosa rivela Melina. Ha pescato 4. Va bene. Se non mi fai vedere una chiusura, cioè anche third pass Shavan, non me ne fotte niente. Sì, perché non stappare Axbane che ti dà mana di qualsiasi colore? Orochi che gli fissa il mana. Non grattarti sul microfono, però, perché sennò io quando parlo la gente non mi sente. Ok. Sì, abbiamo un sacchissimo di murissimi. Sì. Sì. Ma lui non è un muro, bel pezzo, ma non è un muro. Prendere quello che trasmuta. Trasmuta è incounterabile da Pyroblast perché è un'abilità, chiaramente. Credo che Quirion sia già stato usato questo turno. Credo. Comunque dei mana. Ha un mana qua, quindi trasmuta. Third Path Seventh non è una chiusura. È una chiusura col mana infinito. A fine turno provo a pescare uno Shiamanin. Pesco 2. 3. Ma non sciamano. Ho un'altra possibilità. Vediamo. Ok, un'altra di queste. Beh, Cedar's Edict non proprio al suo massimo splendore. Allora, peschiamo 3. Facciamo Stella, Nero, Deadly Dispute. Dai, minchia, uno sciamano potrò trovarlo. Cioè, è legale come giocata. Vai. Cioè, ti attacco. Pescato 19. E lui ha pescato tanto. Aveva girato di Lid Stampede. Che sbatti, pesca 2. Vai. Non tu, Tata, tu stai qui. Ok, che fai? Sì. Un sacco di mana fai. Fai veramente un botto di mana, zio. Sì. Ok. E il mio l'ho fatto. Vai pure tu che te. Cioè, ha comunque dei modi per uccidermi, indubbiamente. Però siamo riusciti a pescare il nulla. Pulse of Murasa. Ma zio, riprendi Galvanic Alchemist.
Ah, prendere i Ripping the Graves per riprendere una bestia. Ah no, per riprenderne due. Concedi, concedi, ho perso. E qua siamo riusciti a non pescare mai uno sciamano. Se pescavamo sciamano su sto board era finita la partita. Galvanica, galvanica. No, era inutile. Peccato, peccato. C'è uno, due, che schifo. Dai, andiamo avanti. Il gatto mi ha abbandonato e stiamo per affrontare il quarto game. Keep, è una mano che fa delle cose, dato che abbiamo mulligato più volte in questa lega. Allora, a prescindere, credo che mulligare tante volte significhi che c'è da cambiare qualcosa nella curva di mana del mazzo. Sicuramente può starci una landa in più, ma poi ho una paura di floodare che minchia fa impressione. Forse aggiungere più drop a uno, rimettere la quarta stella sopra la spellbomb perché la stella si cicla meglio. Sicuramente la quarta blood fountain, as dicevamo. Ok, mono red. Non l'avevamo ancora visto, non ero particolarmente triste della cosa, ma mono red. Forse qua potevo fare Blood Fountain per portarmi avanti con quello. Però così pesco una galvanica cazzo. Che tanto posso fare il prossimo turno, quindi era uguale. Però fa niente, cioè, l'idea è buona, la mia. Se non vi va bene così, mi spiace per voi. Fai, non puoi fare cool dota, ti manca il pezzo. Belle lande però, se posso dire, muo' il pezzo. Sto per soffrire molto, il prossimo turno sarà un disastro. Sicuro come l'oro. Come dicevamo, Kuldota sembra essere ritornato. Che culo. Facciamo questa terra. 1, 2, 3, 4. Al prossimo turno posso fare comunque Gearseeker, però così pesco una carta in più. Vai. Doppio Breath Weapon in questo matchup sembra essere interessante. Galvanica qua. Vai pure, tocca a te. Siamo a 13. Io qua posso fare disputa. Poi ne ho 1, 2, 3, 4 col tesoro 5. E come dicevamo prima, metto in pila Gearseeker e pago col tesoro. Cacchio, questa non me l'ha pescata. 1, 2, 3, 4, 5. Vai, tocca a te. Sacca, lui è imbloccabile per questo turno. Pesca. Ti prego, non Bushwalker. Già sono a 9. Mushuker sono 8. Ok. Attacca comunque con tutto. Ci sta. Imparo. 7. Beh, potrebbe farmi botto botto Fire Blast e perdo. Non devi farmelo per forza. Ma mi stai veramente sul cazzo. Ok, anche botto solo base. Ah. Monored non vince tanto, spacca i coglioni. Monastery merda, sempre. Allora, doppio Breath Weapon. Cast into the fire può togliermi dei goblini. Le triple Hydroblast. Poi via Negate, via Makeshift, via questa. Una Blood Fountain la tengo, via un cast down perché mi ha messo. Anche due cast down perché mi ha messo le Hydroblast. E ora Galvaniche. Un sciamano lo lascio. I Kenku mi sembrano lentissimi. E una Ikore. Vai. Anche se Kenku fa le lande distruttibili che bloccano bene, comunque scendono molto molto tardi. Cast into the Fire invece può essere utile sulle loro lande. Tra l'altro loro giocano anche 4 per il Cast into the Fire al momento. Chissà. Chi lo sa quante madonne tirerò. Ma le taglio.
quindi non lo saprete mai. Tagliandole si impara. Il buon Moretti mi ha scritto una cosa importantissima. Dobbiamo fare come Ciabatta, vincere quando si registra. E invece io faccio cagare, quando registro è stato dimostrato. E questa mano è impegnativa, eh. Cazzo, questa è quasi peggio. Vabbè, butto via un Gearseeker. E via. Ci terrei, anzi, risponderò al buon Moretti in diretta, poi lo vedrete oggi. E rispondiamogli. Sto registrando e facendo schifo. Tagghiamo il buon Mirko. Ti prego, insegnami. Ok. Allora, keep via un gear seeker, dan. Facciamo terra chromatic star. Probabilmente questa verrà saccata per nero per fare blood fountain. Vai. Buonasera, Mertavera. Si sente che sono un cantante. Non lo sono mai stato, ragazzi. Ho capito. Bello, bello. I Gearseeker sono forti, mi piacciono. Fanno cose, vedono gente. Vorrei fare altro. Vai. 1, 2, 3, 4. Quell'Hydroblast in mano forse mi pesa. Devo capire. Però non posso tirarla sul monastero adesso perché se mi fa tipo smash to dust su una landa, smash to the smithereens, insomma, come cazzo si chiama, o cast into the fire, diventa tutto problematico questo counter perché poi diventa imbloccabile. A questo punto possiamo fare 5-6. Ah, ok, e allora dimmelo. No, guarda, non posso fartelo fare perché ne faccio un altro. Vai pure, tocca a te. Sì. Ok. Sì. Imbloccabile. Mamma mia, sono 14. Va bene. E landa. Ho capito, ma cioè, veramente, cioè, sì, non si fa. Vai. E poi saccheremo quel blood token. Sì, probabilmente. No, lo faccio dopo. Tanto. Anche se pesco mira non posso farlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi no, non posso farlo. Dio, come mi stai sul cazzo. Ok. Solo pezzi per rendere imbloccabili i suoi goblin di merda. Bargain. Bargain è una carta di Magic. Adesso proviamo a togliergli uno dei due goblin. Sì. Ok. Kuldota. Certo, certosino. Prendo 6. Almeno. Prendo almeno 6. Di più. Sto a 4. Perfetto. Fireblast, finiamo la partita. No, ok. Allora, cerchiamo una Breath Weapon qui. Non l'ho trovata. Vai. Vabbè, ho capito, ma mi hai rotto il cazzo. Cioè, come fai a fare sempre solo pezzi imbloccabili, vacca la puttana? Sto a 3. Ok. Siamo morti dalla combat.
Cioè, incredibile questa cosa. Non siamo più morti solo dalla combat. Ok. Uno, due. Questo para lei. Prendo 3, ma guadagno 7. Oppure ragioniamo. Guadagno 2, gli tolgo tutti i pezzi forti, però vado solo a 2. Guadagno 7 è un po' meglio, no? Allora, blocca. Togliamogli il pezzo imbloccabile. E ok, guadagno 6 praticamente, nel senso che vado a 2, se pesca Fire Blast muoio. Ok, non l'ha pescato. E ho pescato un'ottima Hydro Blast. Deadly Dispute su questa cosa. Ok. Icore. Passo. Vai. Questo adesso con le lande che ho è forse il caso di counterarglielo. Ah, ok, toglie una landa. Che mi togli? Beh, può togliere anche Icore che non mi fa pescare 3, però. Cioè, non lo butterei. Puoi farti anche due danni su due goblin. No? Ok. Accettabile. Questa è molto bella, secondo me. Disputa qua. Facciamo stellina. Allora, aspetta. Io non attacco. Ti tolgo questo, però. Cazzo, giro Fire Blast, impazzisco, no, ok. Non volevo fargli fare del value. 3 terreni. E siamo a 6 comunque, non è che siamo a 100. Che pesco? Dai, devi farmi solo pescare. Hai una carta in mano. Quanto ci devi pensare? Tiramelo. Se è un bolt, se non è un bolt, non tirarmelo. Ok, una merda. Vai. Fluddato un filino. Ok, questo ci permette di ciclare una figurina e riprendere un Mir solo. Galvanica non male in realtà. Cominciamo a menare.
Chomir. Vai. Io comunque fossi lui mi terrei tutte le terre in mano per farmi mettere ansia. Cioè per mettermi ansia. Ottima Hydroblast. Forse potevo attaccare con la terza. Beh, lui già così ciamperà per forza. Ok. Prossimo turno siamo lethal. E abbiamo un Hydroblast in mano. La mia speranza è forte. Forse troppo forte. Poggiamola che non si sa mai. T'attacco con tutto. Aspetta. Allora, qua para va a 5, quindi se non para questo va qua 1 e a 1 notoriamente si muore da che mi ricordo io. Ok, perfetto, andiamo a G3. Quel bargain è stato provvidenziale e rimaniamo così. Cast into the fire secondo me ha senso comunque in questo matchup, cioè non è la carta più forte del mondo, però togliere due pezzi o togliere un artefatto esiliandolo non è male, poi comunque lui è... Oh, che mano! Dai, è una mano keepable! Dai! Grande! Certo, parte lui, però è una mano keepable! Parte di Lava Spike, no? Ok. Castello di Fire è molto bello. Parto così. Vai, il prossimo turno facciamo sciamano. Lo sciamano. 18. No, non è detto. Sciamano non voglio esporlo fino a che non è proprio super essenziale. È super essenziale. È super essenzialissimo, cazzo. È proprio incredibilmente essenziale. Anche perché ha una landa lui. Vai. Sacco questa per avere la possibilità di fare idroblast. Non è bello, nel senso se avessi pescato una stellina sarei stato più contento, però Cast into the Fire, noi faremo Hydroblast. Peccato che mi sono mangiato il nero. Vabbè, vai. Questo un pochettino mi scazza, se posso dire. Ha pescato zero carte lui, eh? Cioè, fortissimo. Adesso fa sciamano. Ok. Quel gazzo di coso goblin lì. Pensavo il terzo Cast into the Fire, cioè non è che questo mi renda particolarmente bella la giornata, però adesso li togliamo l'1-2, credo. Scanna terra! No! Vai! Dai, era una mano keepable, cazzo! Ok, vai, teniamo Cast into the Fire open. Tocca a te.
Prendo 2, vado a 11, che non è proprio tantissimo. Minchia, basta! 3 me ne ha tirati, ha pescato 0 carte. Ha fatto, ha scartato qualcosa di token, minchia. Incredibile. Pure Gorilla Shaman. Vabbè, ok. Bravi, cioè così va bene tutto, raga. Cioè, ok, pescare così non puoi perdere a Magic. Gioca un mazzo che gira la lotteria e vinci per forza, cioè impossibile. Cosa pescavo? Mai più una terra. Figurati, 20 lande, io lui ne giocherà 17. Vabbè, niente, andiamo all'ultimo. Stavo per iniziare a registrare l'ultima partita, ma il nostro oppo ha deciso di concedercela probabilmente per boh, perché sa che la sfiga potrebbe essere dalla mia parte per una volta. Vediamo la mano iniziale. Era un mulligan. Perfetto. Raga, meno male che è concesso. Il mazzo, secondo me, Affinity è sempre forte. Ci sono quei cambi che vi ho detto nella deck tech che farei. Però è frustrante vedere come io riesca a pescare malissimo. Non capisco. Devo fare una. Boh, non so. Devo andare da tipo qualcuno della santeria a farmi aiutare col malocchio. Perché non capisco. Cioè, se, avete visto anche voi cosa ho pescato contro Monored e cosa ha pescato lui. Cioè, giusto per. Le altre partite, tanto quanto. Non mi ricordo più la prima. Però, ragazzi miei. Incredibile. Ci vediamo venerdì con l'ultima sessione su Affinity, magari. Va bene. O l'ultimo, non lo so. Più avanti lo rigiocherò sicuramente, però proverò qualche cambio ancora.